tutti, buongiorno. Sto andando a lavorare e ho pensato, siccome è una bella giornata, mi sto facendo una passeggiatina sul Lungotevere che porta dalla fermata dell'autobus al mio ufficio. Ho pensato, perché non farvi un piccolo video? Allora, vi volevo parlare di una cosa che mi avete chiesto in 3-4 di voi e che ritengo anche importante spiegare, insomma, a questo punto del percorso a cui siamo arrivati con i vari video. Cioè, volevo parlarvi di If It Fits Your Macros, cioè quella strana sigla, quella strana parola che vedete nel titolo di questo video, per chi di voi non la conoscesse. Allora, e soprattutto vi volevo spiegare un po' la differenza tra If It Fits Your Macros e la dieta flessibile e l'approccio flessibile alla dieta. Sono la stessa cosa? Oppure no, che ci sono delle differenze? Andiamola a scoprire anche con dei cenni storici, che sono sempre utili. Allora, intanto vi spiego brevemente cos'è IIFYM o IIFYM in inglese. Appunto, è un acronimo che sta per If It Fits Your Macros. Che significa If It Fits Your Macros? Letteralmente la traduzione è se rientra nei tuoi macronutrienti. E cosa significa? Andremo a vedere poi meglio in che senso. Il concetto di If It Fits Your Macros nacque nel mondo del bodybuilding. Diciamo che fino a 3-4 anni fa, pochi anni fa, ma purtroppo ancora anche al giorno d'oggi c'è un sacco di gente che ragiona così, i bodybuilder erano convinti che per raggiungere determinati risultati, determinati obiettivi di fitness, quali potevano essere l'aumento della massa muscolare oppure la definizione, quindi la perdita di grasso, fosse necessario attenersi a delle regole rigidissime alimentari, e quindi giravano nelle palestre queste diete estremamente severe che limitavano e restringevano le scelte alimentari a pochi cibi considerati perfetti, idonei, ideali e puliti. Ecco, questo concetto di clean foods che gira nelle palestre. Per esempio, c'era la convinzione che tra le fonti di carboidrati accettabili ci fossero, per esempio, soltanto il riso integrale, poi per carità, mica qualunque tipo di riso, l'avena, la patata dolce e veramente pochissime altre scelte. Poi tra le fonti di proteine ci potevano essere classici petti di pollo e petti di tacchino ai ferri, alla griglia, che io non so veramente come facciano a mangiarli, perché provi a masticarli, fanno mappazza, si attaccano, non vanno giù, proprio rimangono a livello dell'esofago e si bloccano, non lo so. Così come anche le scatolette di tonno al naturale, mitiche, mamma mia, pure quelle non vanno giù, manco a pagarle. E poi altre cose tipo bianchi d'uovo in padella, senza niente, senza olio, senza burro, per carità, perché il grasso cotto non sia mai. E tra le fonti di grassi, ma un po' di avocado, olio extravergine, un po' di salmone per gli omega 3, basta, ecco, questi qui. E verdure tipiche del bodybuilder troviamo i broccoli, gli asparagi, gli spinaci, no? Ma veramente poche cose, ecco. La dieta del bodybuilder classica è questa qui, è sempre stata questa qui, fino a qualche anno fa, quando che cosa successe? Forse per caso, o forse anche per tentativi fatti appositamente, qualcuno incominciò a scoprire che le cose non stavano esattamente così. Qualcuno cominciò a inserire nella loro alimentazione anche altri cibi diversi da riso, pollo, broccoli. Inserirono altre fonti di carboidrati, altre fonti di proteine, altre fonti di grassi, e si accorsero di una cosa incredibile, cioè che raggiungevano lo stesso i loro obiettivi, i loro risultati di fitness, pur non attenendosi rigidamente a quei soliti e semplici stessi alimenti. Basta che rispettavano il loro apporto calorico giornaliero che si erano prefissati e le loro quote di macronutrienti, cioè i grammi di carboidrati, proteine e grassi che avevano deciso di includere nella loro alimentazione. Cominciarono a capire che a parità di questi parametri era possibile scegliere le fonti dei macronutrienti che si preferivano, i cibi che si preferivano, e si sarebbe raggiunti lo stesso gli obiettivi. Si diffuse nelle palestre sempre di più la consapevolezza
di questo nuovo approccio rivoluzionario, no? Da un certo punto di vista, perché era qualcosa di sconosciuto fino a quel momento. E allora che cosa incominciò a succedere? Che la gente iniziò, entusiasta di questa nuova dieta flessibile, cominciò a pubblicare su Facebook, su Instagram le foto dei loro nuovi piatti che mangiavano, con i nuovi alimenti che inserivano nella loro dieta, alimenti zozzissimi. Ok, cominciarono a pullulare le foto di torte, bignè, cornetti, pizze, cheeseburger, pacchetti di patatine fritte, veramente di tutto. Tutti i cibi di cui si erano sempre privati perché li consideravano cibi sporchi. E quindi le persone, vedendo tutte queste foto di cibi poco salutari, no? Poveri dal punto di vista nutrizionale, o comunque che si discostavano moltissimo dalla sacra trinità di riso, pollo e broccoli, e cominciavano a pensare: eccola là, questa cosa delle fits your macros è la dieta delle schifezze, perché la gente pubblicava solo le schifezze che inseriva nella loro dieta. Però non è che queste persone di punto in bianco cominciarono a consumare il 100% della loro alimentazione da questi cibi spazzatura, diciamo. No, comunque era un 10-20% delle loro calorie totali che venivano dedicate appunto a questi cibi di piacere. Però questo non impedì alla comunità sportiva, nelle palestre, nel bodybuilding, di considerare Fit Your Macros come la dieta delle zozzerie. Ma non è così. In realtà i Fit Your Macros è la dieta flessibile, è semplicemente un modo diverso di chiamarla. È una domanda che ci si può porre vedendo un alimento e chiedendosi: posso mangiare questo alimento? Lo posso inserire nella mia alimentazione? La risposta è sì, se rientra nei tuoi macronutrienti, cioè in inglese yes, if it fits your macros. Semplicemente questo. Quindi la risposta alla domanda se la dieta flessibile e i fits your macros sono la stessa cosa è assolutamente sì, concettualmente sono la stessa cosa. E quale fu il beneficio enorme dell'approccio Fit Your Macros e della dieta flessibile? Che questi bodybuilder non solo cominciarono a vedere gli stessi risultati anche inserendo cibi che si erano sempre proibiti perché li consideravano dei cibi che avrebbero rallentato i loro progressi, se non assolutamente li avrebbero bloccati, ma cominciarono a vedere dei risultati anche superiori. Questo perché? Perché improvvisamente la loro dieta, la loro alimentazione diventò sostenibile e piacevole, perché loro riuscivano tutti i giorni a inserire qua e là i loro cibi preferiti: un biscotto oggi, pacchetti di patatine domani, un cheeseburger dopodomani. E quindi seguivano il loro piano alimentare molto più volentieri, senza necessità di sgarri, abbuffate assurde una volta ogni tanto, cheat meal, cheat day, cose varie e simili. Non c'era più questa necessità. Stava per investire una bicicletta. La costanza nel seguire il proprio piano alimentare è la cosa fondamentale per ottenere dei risultati. Noi possiamo inserire le fonti di carboidrati, di proteine e di grassi che vogliamo. È chiaro, bisogna scegliere dei cibi nutrienti anche ricchi di fibra, perché abbiamo da rispettare anche un determinato apporto di fibra. E se mangiamo solamente merendine in tutta la giornata, di certo quell'apporto di fibra non lo raggiungiamo, ma neanche quello di proteine, per esempio. Quindi è questo il concetto, ragazzi. Ritorniamo a bomba, sempre sulla sostenibilità dell'alimentazione, che deve essere calibrata sull'individuo, sui gusti, sulle abitudini, su ciò che è disponibile. Deve essere facile da seguire, dobbiamo poterla seguire molto volentieri, perché è proprio la costanza che ci darà i migliori risultati. Bene, con questo vi ho spiegato anche questa cosa. Oggi vi ringrazio di avermi seguito. Vi volevo annunciare anche una piccola cosa. Annunciazione! Ho aperto il profilo Instagram e dai! Quindi seguitemi anche lì se vi va. Mi trovate sempre come Superaletta. E pubblicherò solo foto di cibo, ecco. Questo pubblicherò di quello che mangio. E a proposito, altro piccolo spoiler, oggi sto girando un What I Eat in a Day.
che pubblicherò nei prossimi giorni, ed è un What I Eat in a Day concettualmente diverso dal precedente, e vedrete perché, questo non ve lo spoilerizzo. Ok, sono quasi arrivata in ufficio, quindi vi mando un grosso bacio e vi saluto. Ciao, a presto!